terroni di merda, non siamo più terroni di merda. La cella sta muovendo questo affetto. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira. Il tour elettorale di Salvini in giro per l'Italia fotografa perfettamente il suo status. Molti nemici e molto amore. Lui sembra farsi forte tanto delle lodi quanto delle critiche. Sentite cosa ha detto ieri ad Aversa davanti a una platea adorante. Sentiamolo. Salvini, incredibile. E mi ha attaccato il PD, mi hanno attaccato i 5 Stelle, mi ha attaccato Tizio, mi ha attaccato Caio. Voglio un... Sì, sì, ma possono dire quello che vogliono. Più mi minacciano, più io vado avanti come un treno e non mi fermo e non ho paura di niente e di nessuno. E allora, è tipico dei veri leader risultare divisivi e suscitare sentimenti molto forti. Per restare ai tempi vicini è capitato a Craxi, a Berlusconi, a Renzi. Però Salvini deve stare attento, perché in politica l'odio è un sentimento ostinato e molto spesso resiste più dell'amore. Tutti quei leader alla fine sono caduti anche per eccesso di nemici. E poi nel caso di Salvini, nemici veri o apparenti sono davvero ovunque, anche al suo fianco. Sentite cosa ha detto ieri Luigi Di Maio. E se in questi giorni abbiamo alzato i toni è perché il governo del cambiamento deve fare meglio di quelli di prima, non peggio di quelli di prima, altrimenti non è il governo del cambiamento. E qualcuno dice, giustamente, perché mi fermano soprattutto tante signore, magari dell'età di mia mamma, e mi dicono, mi raccomando, non litigate. E io dico, sempre, signora, io non voglio litigare, ma quando ce l'ho, ce l'ho. E allora, con questo clima, con Salvini e Di Maio che si attaccano tutti i giorni, perché quando ce l'ho, ce l'ho, i due dovranno capire come uscire vivi dal caso Siri, ma insomma anche noi dobbiamo capire come uscire vivi da questa quotidiana e paradossale rissa. Anche perché la formula magica di questo governo sembra essere litigare sempre su tutto per non rompere mai su nulla. Sigla. Un atto di razzismo.